Il direttore Arturo Cantella e il regista Piero De Causi, devo dirvi che sono molto fiscali. Considerato che siamo a metà di giugno, avevo chiesto la dispensa per non indossare non dico la giacca, ma quantomeno la cravatta. E loro no, invece, perché il presentatore deve essere in giacca e cravatta. Guai se vedo Arturo fare un'intervista senza cravatta, poi glielo rinfaccerò. Siete con Televideo Agrigento, l'LCN 92, sul digitale terrestre in tutta la Sicilia e parte della Calabria meridionale. Target, il vostro appuntamento settimanale, il salottino che vi tiene compagnia in prima serata, il mercoledì sera e poi durante la settimana negli orari di replica per abbracciare un pubblico naturalmente in orari diversi, come sono le esigenze di ognuno di noi. Ma non preoccupatevi se non riuscite a vedere la puntata direttamente in televisione, lo potete fare benissimo sul sito www.televideoagrigento.tv, noi andiamo in streaming negli stessi orari sulla nostra pagina web e poi naturalmente inseriamo anche il link di Target nella nostra home page, dove sono caricate anche le altre puntate che potete vedere e rivedere negli orari che voi credete più opportuno. Siamo praticamente quasi arrivati alla fine della stagione 2017-2018 di Target, questa è la puntata 36 e sono convinto che anche questa settimana rimarrete incollati al televisore per un'ora, un'ora e mezza circa, perché abbiamo importanti e bravi ospiti e parleremo di cose interessanti che speriamo vi coinvolgano. Detto questo, passo allora subito a presentarvi i miei ospiti, ad iniziare sempre dalla mia sinistra, l'indicazione che do a Gerlando, il mio cameraman di fiducia. Iniziamo con Anita Castellano. Lei è una Salve. volontaria e donatrice dell'Associazione Salve, Italia solidale. Solidale. Continuiamo con Sabrina Turano, dirigente nazionale del PSI. E poi un sindacalista, lui è Francesco Celauro, è segretario provinciale del CONFSAL Vigili del Fuoco. Buonasera, E grazie. poi continuiamo con due runners, due maratonete che fanno parte della SD Favara Runners. La prima è Marzia Vinciguerra, è la presidente, e Maria Puma, una maratoneta, insomma, la punta di diamante di questa associazione di maratoneti. E poi con due cittadini attivi, sono anche degli operatori turistici, parleremo di alcune problematiche che purtroppo affliggono Agrigento, ma spero che ci dicano anche alcune cose positive, Andrea Barbera e Giuseppe Principato. E poi la nostra piccola, grande ospite musicale, grazie alla collaborazione con Lia Mirio e la Palladium, lei si chiama Vittoria Gibilaro. Grazie della vostra presenza. Allora, cittadini attivi, generalmente si inizia con qualcosa di bello, no? Per dare il zuccherino, ma io tac, voglio andare subito alle cose brutte, almeno alle cose che mi avete prospettato, come l'emergenza rifiuti, che insomma sembra stia creando dei problemi. Chi inizia? Andrea? Inizio io, noi ieri Sì. siamo stati ricevuti dal sindaco di Agrigento e dall'assessore Amel. Abbiamo intavolato una discussione di circa 3 ore, che è durata ben 3 ore, dalle 6 alle 9 di sera, ai quali abbiamo portato appunto un documento redatto da noi liberi cittadini. Ci siamo riuniti, abbiamo stilato dei punti fondamentali che secondo me vanno rispettati, ahimè, però chiaramente il sindaco ci ha dato ampia disponibilità. La tematica è esclusivamente quella dei rifiuti o avete No, abbracciato le tematiche sono anche altre? tre, sono il turismo, i rifiuti e chiaramente il degrado e il decoro urbano, che lo vediamo tutti, la situazione che noi abbiamo in questo momento nella città, nella frazione balneare, nelle Insomma, periferie, è certo, la stagione è già gravissima. iniziata. Approfondiremo questo discorso, Giuseppe Principato, però io devo dire che insomma, se c'è l'operatore che viene a prenderci il cassonetto oppure il sacchetto sotto casa, perché dobbiamo buttarlo in strada? Gli incivili siamo noi. Perché il sistema porta a porta prevede che i rifiuti vengano conferiti con i famosi mastelli che sono stati distribuiti neanche a tutta la popolazione che è regolarmente censita, soltanto una parte. Quindi c'è una parte di popolazione che non è censita,
e quindi non ha i mastelli e quindi non ha non dove conferire. Buttarle per strada, assolutamente dai. No, perché questo è un danno gravissimo. E prima o poi è una cosa che finirà, finiranno anche loro, diciamo, nella trappola, diciamo, sì, giusta proprio l'altro trappola, ieri quindi... ci è arrivato anche un video della polizia municipale, no? Dove c'era sì. Un bel signore che buttava. Sì, ce ne sono tanti che girano, sono delle veramente delle brutte pagine, delle brutte immagini da vedere. È gente che fa una brutta vita, tutto sommato, perché comunque si deve muovere furtivamente per andare a depositare dei sacchetti. O addirittura di interi camion di immondizia, spesso davanti a casa di altre persone. Bene, approfondiremo anche questo argomento. E mentre Andrea Barbera e Giuseppe Principato erano a colloquio con il sindaco, invece Marzia Vinciguerra, Maria Puma ed altre, altri ragazzi e ragazze del ASD Favara Runners stavano passeggiando per Favara. Perché, Marzia? Buonasera, perché a noi piace correre, siamo dei runners, pratichiamo sport alle 6 di mattina per le vie di Favara, quindi ci svegliamo all'alba alle 5:15. Ieri sera avete fatto ieri la sera, serata invece. Sì, ieri sera abbiamo cambiato un po' l'orario e abbiamo iniziato a camminare intorno alle 9 per cambiare un po' la tipologia, accompagnate dalle mogli dei nostri atleti. E i mariti pure? Sì, sì, marito e moglie, abbiamo costretti a, far, a camminare. Perché noi in genere corriamo, è stata una fatica, siamo, abbiamo fatto un bel giro a Favara, poi siamo saliti sul monte Caltafaraci, siamo andati a salutare il signore, abbiamo fatto delle belle fotografie, siamo ridiscesi per le vie di Favara, terminando la magari serata... Magari qualcuno che vi vede si può anche... Sì, sì, salutavamo per i balconi, perché ormai ci conoscono. Può avere lo stimolo di dire anch'io voglio sì, farlo. Ma il nostro obiettivo è proprio quello di convincere la cittadinanza che camminare, correre fa bene alla salute, quindi un po' di farli spostare dai divani e quindi portarli per le vie di Favara. Quando anche... nasce Favara? Favara Runners nasce nel 2014, un gruppo di ragazzi ci siamo riuniti e abbiamo iniziato a correre. A Favara per la comodità giustamente di non scendere a San Leone. Quindi. E come dicevamo, anzi come dicevo io, c'è anche il desiderio di competizione, quindi dalla semplice passeggiata salutare, dalla corsettina per tenersi in forma, si arriva poi anche ad essere dei veri e propri atleti. Beh. Maria Puma. Eh sì, io ho iniziato, si può dire per scherzo, perché questa sveglia che suonava ogni mattina alle 5 mi sono stancata, visto che mio marito correva, così un bel giorno, una mattina mi sono alzata e mi sono messa anche a correre e da quel giorno si può dire che non mi sono fermata più. Sì. E come dicevo, insomma, Maria Puma anche assieme a Marzia Vinciguerra diciamo, hanno ottenuto anche dei risultati importantissimi, insomma, per esempio Maria è stata primo seconda assoluta di categoria. Sì. E poi credo che tu sia specializzata in una corsa un po' particolare, ecco. Sì, pure facciamo ecotrail, cioè gare in montagna che sono bellissime, sono più affascinanti perché si vedono posti sì, più faticose sicuramente, ma sono più affascinanti. Poi parliamo anche dell'esperienza di Marzia di questo Zero 3000, ce ne parlerai dopo. Continuiamo a conoscere i nostri ospiti, dicevo Francesco Celauro, segretario provinciale del CONFSAL Vigili del Fuoco. Sindacato salutare? Sì, salve. Sta sì. Bene? Sindacato è salutare, sta molto bene, è cresciuto tantissimo, tra l'altro colgo l'occasione di intervenire, ieri sono stato rieletto di nuovo segretario provinciale della CONFSAL, quindi questo mandato che mi hanno dato... Hai lavorato bene. Ho lavorato bene, ci stiamo interessando di tante cose, sia per i lavoratori che per quanto riguarda le problematiche strutturali che ci sono in caserma. Sentivo... Anche i Vigili del Fuoco hanno dei problemi? Ma anche i Vigili del Fuoco, certo, hanno dei problemi. E problemi, come voi sapete, noi facciamo un lavoro molto usurante e quindi come Marzia che corre, noi corriamo da un momento all'altro, quindi mentre magari loro fanno una passeggiata, noi cerchiamo sempre di portare aiuto, come facciamo sempre, portare aiuto a chi ha di bisogno. Mi volevo allacciare agli amici che sono intervenuti per quanto riguarda i rifiuti e che ci sono in strada. Effettivamente noi facciamo... Ovvero, lo incendiano loro, non è che avete parte da solo, insomma. Ecco. Purtroppo gli incendi di spazzatura sono molto pericolosi,
sia per noi operatori che per la popolazione, perché la diossina che emana l'immondizia è qualcosa di pericoloso. Quindi mi associo agli amici che effettivamente non si può vivere così. Io faccio servizio al distaccamento di Licata, dove c'è una città sommersa dall'immondizia, quindi per noi è qualche cosa di un male comune. Bene, parleremo poi anche delle altre problematiche, ma anche delle prospettive, delle soluzioni che il sindacato pone per la categoria dei vigili del fuoco. Sabrina Turano, dirigente nazionale del Partito Socialista Italiano, con una battaglia in corso per il territorio di Agrigento, ovvero non chiudiamo l'università. Eh sì, abbiamo preso in custodia questa ennesima e per noi importantissima battaglia, perché non vogliamo aggiungere altra nota di degrado e di scempio al danno della nostra città, ma non solo, anche della provincia. E dire che c'era stato un momento che aveva avuto un picco positivo, diversi corsi di laurea, i ragazzi iscritti insomma in gran numero. Sì, infatti riallacciandomi un po' alle tematiche, dico i problemi ci sono, però i problemi sono stati istituiti per essere anche risolti. Io non credo nelle politiche. Il diceva che non ci sono problemi ma solo soluzioni. Sì, infatti non credo nelle politiche comunque disfattiste. Credo che dopo aver toccato il fondo si può risalire, risanare una situazione che all'apparenza sembra incolmabile, ma che poi strutturando bene le varie parti, le varie ipotesi da considerare, ce ne sono tante, nonché leggi che sono state studiate in merito e anche proposte nei vari diciamo emendamenti e dei vari colori politici che ci hanno preceduto, che non ci dovrebbero essere, ecco. Quando si guarda le soluzioni potrebbero venire sicuramente ci incontro. Bene, poi allora vedremo quali devo sono dire però volevo le... ringraziare il segretario di sezione, che è Salvo Valenti, che è stato un mio collaboratore acceso fermentatore. La scarpa che c'è, ecco, sì, sì, certo. C'è anche quella col grande collana che la... perfetto, no, va bene, ecco, la allarghiamo un po', perfetto. Dicevi ringraziare? Sì, voglio ringraziare in questa conduzione, che mi è stato molto vicino, il segretario di sezione Salvatore Valenti, neo new entry nel nuovo organico del Partito Socialista d'Agrigento. Siete un dottore, sì, sì, siamo stati molto uniti, abbiamo faticato molto. Bene, però... poi vediamo allora le prospettive o comunque le soluzioni, certo, certo, che il partito del PSI nel campo di questa problematica che interessa un po' anche tutti, insomma, essere poi studenti fuori sede vuol dire... Oltretutto hai detto bene, non ha colori, soldi, quindi abbiamo invitato anche altri, certo, movimenti politici, tra cui... E la città che deve essere tenuta, certo, in considerazione. Certo. Bene, conosciamo ancora allora Anita Castellano, volontaria e donatrice di Italia Solidale. Anzi, invece di conoscere Anita, conosciamo Italia Solidale. Italia Solidale, sì. Italia Solidale è un'associazione che è stata fondata da padre Angelo Benolli, che è un antropologo e un psicoterapeuta, e che ha fatto degli studi approfonditi sul bambino intrauterino nei 30 giorni insomma del concepimento, e quindi che c'è questa bellissima comunicazione tra questo bambino e Dio, che ancora, diciamo, questo bambino non è venuto a contatto con le negatività della vita. L'associazione si occupa di adozione a distanza, però è un'adozione dove dietro ci sono dei grandi contenuti. Quindi attraverso l'adozione sappiamo bene che andiamo ad aiutare il bambino dal punto di vista materiale, ma non solo, perché resta nel suo ambiente, con la sua famiglia, resta nel suo ambiente, però oltre a occuparci dei bisogni materiali ci occupiamo anche dei problemi dello spirito, nel senso che questi bambini fanno parte di piccole comunità che sono formate di 5 famiglie, su cui praticamente loro, attraverso i libri di Padre Angelo, quindi ne ho alcuni che sono proprio Uscire da ogni incanno o La vita non si incanna, 10 punti,
dove appunto parla del valore della persona. Bene, capisco che è una bella tematica, soprattutto perché riguarda i bambini, forse ci fa stare anche un po' bene quando uno agisce. Attraverso l'adozione. Molti volontari dicono che è più quello che si riceve che quello che si riesce a dare. Ma sicuramente, perché dietro all'adozione, che non è assistenzialismo assolutamente, c'è questo scambio di relazioni. Di affetto, ma soprattutto di contenuti, perché come noi leggiamo questi libri, li leggono pure loro là, quindi abbiamo questo scambio di vita e di missione, di cui viene fuori proprio il valore della persona. Cioè, se noi non ci rispettiamo, gli altri non ci rispettano. Approfondiremo anche questo discorso e saluto la conoscenza anche per la nostra ospite musicale, la piccola grande Vittoria Gibilaro, che dicevo fa parte della scuderia dell'Accademia Palladium di Lia Milio. Ciao Vittoria, ci parli un po' di te. Allora, io ho iniziato a cantare a 8 anni, pratico l'Accademia Palladium da 2 anni. La mia insegnante è molto brava perché mi insegna a cantare con molto entusiasmo e molto amore. Ma sei piccolissimo, 10-11 anni? 11 anni. 11 anni che vuol dire? Che già hai iniziato la scuola media, no? Sì. Sì, già sei in prima media? La Dove scuola è finita? Sì. E come è finita? Bene. Va bene, lo devo dire ai professori, mica lo devi dire tu. O ne sei già... No, lo so, già i voti. Questo sicuramente, anche perché insomma... La scuola, diciamo, quella ufficiale in primo piano, poi è la scuola di musica e di canto per proseguire. Ci sono state già delle esperienze? Hai fatto dei concorsi? Sì. Che cosa? Ho fatto 6 concorsi. Già 6? Allora sei partita dallo Zacchino d'Oro, no? Che sono stati organizzati dalle chiese per le loro festività. Sono state un'esperienza che mi hanno emozionato, mi hanno fatto diventare... Mi hanno reso felice. C'è qualche cantante di riferimento al quale ti ispiri o insomma la musica è un po'... Laura Pausini. Laura Pausini, Laura Pausini, insomma, che diciamo che è l'idolo di tantissime persone. Bene, poi naturalmente sentiremo la tua bravura e le tue canzoni. Per ritornare ai nostri cittadini e operatori turistici, dicevamo il vostro impegno, la vostra richiesta, cosa? Di avere una città più vivibile, mi sembra chiaro. Giuseppe Principato. Beh sì, tutto è nato ovviamente dalla semplice constatazione dello stato di fatto. Poi questi cittadini, insomma, ci siamo riconosciuti nella medesima analisi, ci siamo riuniti in un primo momento e poi abbiamo discusso molto insieme, abbiamo messo insieme delle istanze e un documento che abbiamo inteso presentare alla nostra amministrazione. Devo dire, abbiamo avuto ascolto, siamo stati ricevuti e abbiamo fatto una sorta di brainstorming, come si usa dire, su diversi argomenti. Abbiamo ricevuto delle risposte, su altre istanze risposte ancora non abbiamo. Focalizzato 3 argomenti principali? Sì, abbiamo focalizzato il tema, ovviamente quello dei rifiuti, il tema del turismo, che è collegato al discorso, purtroppo, del discorso dei rifiuti. Avremmo potuto parlare d'altro, sì, di quanto siamo diventati bravi a ospitare. Era una città bella, pulita. Esatto. Invoglia anche a tornare, a parlarne bene. Sì, perché comunque Agrigento ha visto grandi numeri ultimamente per quanto riguarda il turismo e ora dobbiamo fare in maniera tale, e già forse diciamo, non dico che è tardi, ma dobbiamo subito rimediare, che questi grandi numeri possono essere un boomerang, perché più turisti vengono a vedere questo stato e più feedback negativi avremo nel prossimo anno, facendo un esempio. Allora, quindi bisogna stare molto attenti. Il turismo, il terzo invece? E il terzo è il decoro della città, il degrado in generale, che questo è un problema annoso, non è un problema che insomma nasce negli ultime settimane, negli ultimi mesi, quello del problema dell'immondizia, insomma. Ma il problema del degrado, del fatto che comunque la città avrebbe bisogno quantomeno di una rivisitazione in molte aree, questo è anche questo sotto gli occhi di tutti. Andrea, va bene, abbiamo detto allora che avete focalizzato questi 3 argomenti soltanto lamentandovi o anche facendo delle proposte? No, infatti questo documento contiene solo proposte e abbiamo cercato di trovare un punto d'incontro con l'amministrazione, perché noi chiaramente, non essendo dei tecnici, non sappiamo quali problematiche ci possono essere all'interno dei vari sistemi. Ieri
siamo stati illuminati su questo, perché ci sono cose che magari si possono risolvere anche con la collaborazione dei cittadini, altre cose sarà un po' più difficile perché la vedo dura, come le problematiche sono tante, il territorio è molto vasto, il comune non ha tutti i numeri per poter gestire la situazione, un po' la situazione è sfuggita di mano. Adesso stiamo aspettando i prossimi tavoli tecnici, incontro con la prefettura, il sindaco e quant'altro, perché una cosa noi ribadiamo che è importantissimo, il controllo del territorio. Se non c'è controllo del territorio possiamo fare tutte le leggi e tutte le sanzioni che vogliamo, ma il controllo è fondamentale. Controllo del territorio per individuare e punire insomma i trasgressori, io aggiungerei anche un'opera di convincimento e di educazione civica, magari ritornare sui banchi per dire che la cosa pubblica non è di nessuno ma è di tutti, è al contrario, insomma, è anche nostra, principalmente nostra. Sicuramente, infatti quello che è mancato prima che partisse questa campagna di raccolta differenziata, cioè questo passassimo al nuovo sistema di raccolta dei rifiuti, è stata proprio una campagna di sensibilizzazione che questa città ne aveva tantissimo bisogno, perché già prima quando c'erano i cassonetti noi la spazzatura la lasciavamo anche fuori al cassonetto, quindi prima dobbiamo imparare a metterla dentro, poi impariamo a differenziarla, ma la campagna di sensibilizzazione non si fa in un mese, si fa col tempo, con le scuole, nelle famiglie, dappertutto. Quindi devo dire insomma che a Favara da più di 2 anni che c'è questo porta a porta, anche se la differenziata non è così differenziata come da Agrigento, ci sono soltanto 3 cicli, l'indifferenziato, la plastica, il cartone e il vetro, e insomma dopo 2 anni e mezzo, 3 anni quasi, ancora qualche problema si riscontra. Dobbiamo essere più civili, ecco. Sicuramente dobbiamo essere più civili, non solo per vivere meglio noi cittadini, ma perché Agrigento è una città a vocazione turistica, ci siamo portati avanti con Agrigento 2020, 2600 anni di storia che si festeggiano nel 2020, dobbiamo accogliere questi turisti, come li accogliamo con questa situazione? Assolutamente no, dobbiamo trovare le soluzioni immediate, perché non possiamo fare turismo, continuare a fare turismo in queste condizioni. Anche perché la città più bella, come dicevate anche voi, fa lanciare dei feedback positivi, c'è il passaparola, oppure non dice l'amico no, Agrigento a sapere, non c'è. Ci sono degli imprenditori che hanno investito, anche di fuori, che hanno investito sulla città, creando le strutture ricettive, Agrigento sono le strutture ricettive di altissimo livello. Il turista trova il privato, quello che fa il privato, perfetto, splendente, si sente coccolato, appena esce e va in strada c'è il disastro, quindi dobbiamo un attimino rivedere tutto. Giuseppe Principato, questo è il primo di una lunga serie, avete già programmato un rincontro, una serie, diciamo, di, chiamiamolo così, di conferenze, di servizi per... A noi piacerebbe molto, perché lo riteniamo necessario, nel senso che comunque il discorso secondo noi è stato appena aperto, cioè questa è la prima puntata di una serie di discorsi che intendiamo fare, e intendiamo anche verificare quanto viene proposto e attuato inizialmente a parole come progetti dall'amministrazione, e poi attendiamo i fatti evidentemente. Bene, saremo qui a monitorarlo assieme a voi. Volevo ritornare a Italia Solidale, insomma, anche per capire questo processo di adozione a distanza. Proprio prima di andare in onda parlavo con Anita Castellano, insomma, di una vecchia esperienza di mia mamma, che insomma, tramite la Chiesa ogni mese versava dei soldi per aiutare un ragazzo in Africa che poi è diventato prete, insomma, quindi, diciamo, ho delle reminiscenze positive in questo campo. Come si svolge invece l'adozione di Italia Solidale? L'adozione di Italia Solidale, come abbiamo detto, è un'adozione a distanza, quindi si manda 25 euro al mese per adottare un bambino. La tipologia è diversa, nel senso che questi soldi vengono comunque dati alla famiglia, cioè il padre che si deve occupare della famiglia, creandosi un lavoro. Quindi non so, se è contadino può comprare un pezzetto di terreno oppure comprare proprio gli attrezzi,
per coltivare terreno, vendere prodotti e mandare avanti la famiglia. Ma questo viene monitorato naturalmente, no? Sì, sicuramente viene monitorato, come le dicevo prima, sono delle piccole comunità, sono delle 5 famiglie, ci sono dei missionari laici che vanno una volta all'anno, stanno lì 2 non mesi. Non so se Piero aveva programmato un video, insomma, comunque un qualcosa di appoggio al... a Italia Solidale, credo che sono delle immagini che sono molto, molto belle, prego. In ogni caso queste famiglie, no, che prendono anche a cuore, come li dicevo, i contenuti di questi libri, dove anche fuori vengono tutte le loro dipendenze, che può essere l'alcol, che può essere proprio le dipendenze che le impediscono di vivere una vita normale, attraverso questi contenuti, attraverso la lettura di questi libri, viene fuori proprio il valore di questa, della persona, e questo è un arricchimento sia per loro che sono dall'altra parte, ma anche per noi che siamo da questa parte. È localizzata in un determinato sono 125 punto. Missioni in tutto il mondo, sono in tutto il mondo, dall'Africa in Sud America. Come vi dicevo, questi missionari quindi vanno lì sul posto. Ci sono anche i missionari del Sud America oppure dell'Africa che vengono da noi proprio per testimoniare questa nuova cultura, perché poi è una cultura, nuova cultura di prendersi cura di questi bambini. Tra l'altro loro hanno un impegno, queste famiglie, tutto quello che loro ricevono devono dopo adottare anche loro una famiglia povera che sta dall'altra parte del mondo. Certo, se loro riescono, insomma, certo, è un a impegno. Risalire questa china, a diventare, insomma, un po' più agiati. È un allora impegno, un impegno loro, anche loro, di mettere da parte qualcosina, e quindi anche loro a loro volta di aiutare un bambino che sta dall'altra parte, che poi anche lui ha bisogno, e quindi nasce un'altra comunità che stanno insieme, che crescono insieme attraverso proprio che cosa? La scoperta della persona della vita. E questo, come le dicevo, non è solo per loro ma anche per noi, perché anche noi siamo qui, e viviamo di ingranaggi dove ci portano a essere anche schiavi di tante cose inutili di cui non ci accorgiamo. Ho capito anche che Italia Solidale è profondamente religiosa. È fondata da un sacerdote, Don Angelo Benolli, oltre a essere un antropologo. Questi sentimenti, insomma, sicuramente, di amore, di religiosità. Però non è soltanto comunque il fatto di essere cattolico che la vita ha un valore, penso che sia un dato per tutti, no? Certo. Bene, allora... Vittoria, abbiamo parlato di te, 11 anni, già prima media, la scuola è andata bene, è già da un po' di tempo che canti, ci sono delle prospettive anche dei concorsi, però vogliamo vederti, vogliamo sentirti per vedere se in realtà quello che ci hai detto è vero, giusto? Credo che come prima canzone ci presenterai Straordinario, sì? Ecco, allora, conquista il centro del nostro studio a Target, per voi Vittoria Gibilare. Mi chiedo spesso se tu sei felice come me, se poi ti basta quello che ci unisce, un po' d'amore e poche regole. Mi chiedi spesso di chi sono quegli occhi che ci guardano. Io ti rispondo, sono stelle, ma tu non ci credi neanche un po'. Allora saliremo sopra il cielo, a piedi nudi, mano nella mano. Andiamo dritti fino al paradiso e un po' più su, dove tutto intorno esplode l'universo, e io che vedo solo il tuo sorriso, che fa sembrare tutto straordinario come te. Se un giorno io volessi di più di tutto quello che già ho, ti troverei dentro un'altra vita con lo stesso sguardo perso ma sincero. Siamo presi a pugni e poi a baci fino a ridere. Le mani ci hanno fatto male senza volersi mai staccare, e saliremo insieme sopra
chiedo spesso se tu sei felice come me. Brava, bella voce, prego accomodati, non hai tradito sicuramente le nostre aspettative, sei stata brava. Ritorniamo con Sabrina Turano, dicevamo questa battaglia senza colori politici per non far morire l'università ad Agrigento, dicevamo che aveva avuto dei picchi importanti sia per quanto riguarda i corsi di laurea ma anche per le iscrizioni, ma adesso è veramente destinata a chiudere? Dunque, così dicono, così è se vi pare, diceva Pirandello. Io spero tanto che insomma ci sia un ripensamento. Riguardo a questo devo dire comunque con molta coscienza il mio partito si è prodigato ad accostare in merito a questa battaglia che non è di tutti, perché noi siamo bravi, siamo leoni ad affrontare battaglie vincenti, dico io tra virgolette. Le battaglie un po' più difficili le accantoniamo, perché poi ne va, diciamo, anche l'immagine, cioè, no? Se uno perde poi. Invece noi siamo un po' i lottatori, d'altro canto ricordiamolo che all'interno del Partito Socialista nasce la condizione della difesa del lavoratore, nascono i sindacati, quindi siamo un po' battaglieri dentro. Perché dobbiamo salvare il nostro consorzio universitario di Agrigento? Perché questo rappresenta intanto veramente una cosa triste, tristissima, perché oltre a colpire la cultura, quindi il diritto allo studio dello studente, va a colpire anche la fascia, se vogliamo, del turismo, del potenziale del territorio. Non dimentichiamo che noi diciamo, vantiamo la Valle dei Templi, e non solo, perché il nostro centro storico, diciamo, è ricchissimo di bellezze architettoniche. C'è un corso di beni culturali aperto nel 1994, che, come diceva bene lei, signor Giuseppe, aveva avuto riscontro, ha avuto un grande successo, fu veramente il fiore all'occhiello della città, ma io spero che continui ad esserlo. Ho parlato con vari esponenti politici molto, molto noti ad Agrigento, che per ragioni poi alla fine di equità evito di fare il nome, insomma, però che si sono anche prodigati e associati e che mi hanno dato la loro disponibilità a istituire all'Arsi un tavolo tecnico per affrontare, diciamo, con vivacità questa problematica. Dovrebbe essere cambiata la forma, perché all'inizio era la provincia che dava, ecco, il contributo, gli altri comuni che davano pure ognuno la propria quota, poi invece il fatto che la provincia non si sa se c'è più o non c'è, ecco, si è giocato un po' su questi fronti, diciamolo, si è giocato un po' su, però io credo che la soluzione poi alla fine venga dettata dal testo unico che regola, e ho portato qui nota, del Regio Decreto del numero 1592 del 1933, testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, che all'articolo 60 recita: i rettori e i direttori hanno il dovere di promuovere qualsiasi forma di interessamento e di contribuzione finanziaria da parte di enti o di privati a favore dell'università. A loro incombe l'obbligo di promuovere la formazione ai consorzi allo scopo di coordinare l'iniziativa in modo più utile ed efficace. E l'articolo 61 prosegue: ai consorzi universitari è riconosciuta la personalità giuridica e ciascun consorzio è consentito la conversione che determina i rapporti fra enti privati e partecipati e nel consorzio stesso. Infatti nel 94 il CUPA nasce con questi soci fondatori che furono poi alla fine la regione, la provincia regionale di Agrigento, la Camera di Commercio di Agrigento e quindi forse si doveva fare il passo invece di essere consorzio universitario, essere un po' più indipendenti e trasformarsi in università direttamente. Sì, le soluzioni ci sono, pensiamo alle telematiche. Oggi noi abbiamo questo mezzo telematico che è il computer, di cui molte università che erano prima isolate hanno sfruttato, e devo dire con successo, perché hanno amplificato il grado delle iscrizioni. Certo. Potrebbe essere anche una soluzione. Se lei pensa che ad Agrigento noi dovremmo pensare non di chiudere ma di istituire osservatori veri e propri, che vengano qui nella nostra Agrigento, nella nostra valle, a proseguire lavori di scavi. Cioè è uno scempio non sfruttare la Valle dei Templi, che peraltro è anche ricettiva a livello di lavoro. Sì, non dimentichiamo che all'interno del CUPA ci sono molti lavoratori che verranno trasferiti negli enti locali
ma hanno grosse difficoltà. Ci sono i precari e lei sa quanto mi sta a cuore questa tematica. Perché dobbiamo andare a sconvolgere questo mondo e togliere il diritto allo studio a dei ragazzi che non possono permettersi di studiare fuori? Le famiglie ne hanno. Noi dobbiamo pensare tantissimo. Dunque l'università non essere fuori sede proprio è una cosa eccezionale. Dice bene Nicali, l'università non può essere comunque pensata solo come azienda, quindi in attivo, perdite, entrate, uscite. Certo. Dobbiamo pensare che dietro c'è un fondamento, un diritto. Certo. Che non può essere sociale, che deve esattamente essere. Ma oltretutto, se lei ricorda, si parlava di sfruttare l'ex ospedale, quella struttura bellissima, sì, meravigliosa, posta in via Atenea, all'ingresso della via Atenea, e trasformarla proprio in polo universitario. Quindi lei consideri cosa porterebbe in via Atenea, dove lamentano purtroppo ultimamente a causa della crisi. Il pensiero è positivo oppure no? Il mio è positivissimo, io ci tengo che almeno i costi dei beni culturali vengano salvati, non fosse per dignità stessa della città. Bene, continuiamo allora, dicevo le problematiche dei Vigili del Fuoco, anche i Vigili del Fuoco hanno problemi, generalmente quando si parla di operatori a diretto contatto con i cittadini, siano essi appunto servizi come i Vigili del Fuoco o anche come le forze di polizia, sono due le cose che vengono alla mente, la carenza di organico e la mancanza dei mezzi. Vigili del Fuoco sicuramente lei, in questo caso ho indovinato. Lei ha indovinato perfettamente, perché noi ci prepariamo una campagna estiva molto rigorosa e quindi affronteremo questi incendi con pochi mezzi e pochi uomini, però vogliamo proprio largo, perché il nostro territorio è molto vasto. Lei pensa che il comando di Agrigento ha 5 distaccamenti, quindi Licata, Canicattì, Sciacca, Santa Margherita e Lampedusa, che per noi è un posto molto più lontano, dove anche i nostri uomini hanno il suo da fare con l'immigrazione e quant'altro. Come loro hanno questi problemi a Lampedusa, noi li abbiamo qua a terraferma. Terraferma, la Confesal sta cercando un attimino di valorizzare l'operato dei Vigili del Fuoco. I Vigili del Fuoco, come sapete, parte da un semplice cattura gattino che si è perso su un alberello, come un grosso incendio che può essere un incidente stradale, uno scoppio di una bombola e quant'altro. Il nostro è un lavoro molto rischioso che va affrontato con tranquillità. Ma determinazione, che voi avete sicuramente la gratitudine di tutti i cittadini, perché vi vedono al lavoro in qualsiasi situazione e veramente vi raffigurano come quelli che possono e danno subito un aiuto importante. Sicuramente, molte telefonate che arrivano al 115, quindi alla sala operativa del comando di Agrigento, ci sono telefonate che variano, tutti chiedono aiuto, quindi noi siamo sempre propensi a portare aiuto e quindi a portare soccorso a chi ne ha di bisogno. Il Vigile del Fuoco, come sapete, oggi viene formato alle scuole centrali di Capannelle, dove si esce proprio formati in tutto, in qualsiasi evenienza possa succedere nei vari territori nazionali. Siete sotto numero rispetto a quelli che sono gli standard? Diciamo che siamo sotto numero, perché oggi i Vigili del Fuoco vi è una mancanza di 3.500 uomini a livello nazionale, sono tanti, perché abbracciamo qualsiasi tipo di soccorso, qualsiasi richiesta arriva al 115. La carenza di personale si rispecchia anche in provincia di Agrigento? La carenza di personale si rispecchia ad Agrigento, si rispecchia ovunque, quindi ripeto, la campagna estiva che parte il 15 di giugno e che ancora non è stata stipulata nessuna convenzione con la regione, quindi già noi stiamo affrontando degli incendi, come dicevo poco fa, oltre l'immondizia che caratterizza un pochettino le problematiche che ci sono a livello provinciale, oggi gli incendi sterpaglie che stanno proprio tartassando la nostra provincia e non solo, quindi viene affrontata con gli uomini che noi abbiamo.
turni doppi, straordinari, ma riposi, per ora magari riposi o ferie che magari non vengono concesse per avere la possibilità di avere più uomini, più squadre pronte. Infatti verrà istituita una campagna boschiva con 14 squadre a livello regionale, che faranno in modo di garantire, oltre la squadra che verrà, che ci sarà nella giornata, sopperire alle richieste di tutte degli ingegni di Bosco che ci sarà. Bene, buon lavoro, noi siamo sicuri che voi siete sempre pronti e vigili per restare a disposizione a favore della popolazione. Ritorniamo alle nostre runner, ai nostri maratoneti. Quando ho parlato con Marzia Vinciguerra mi diceva un numero da 0 a 3.000 e cercavo di interpretare che cosa volesse dire, e poi ho capito che lei ha fatto una super maratona partendo da zero, quindi dal livello del mare, arrivata a quota 3.000 sull'Etna. Sì. Ma che te l'ha fatto fare, ragazzi? La passione per la corsa è forse un obiettivo, perché la cosa principale, innanzitutto, perché si tratta di una gara durissima, a parlarne è semplice, uno dice da 0 a 3.000 metri. E per 43 chilometri e mezzo, perché la caratteristica di questa gara è proprio questa, partire da zero, io toccavo l'acqua, la sabbia, e poi arrivare a 3.000 metri d'altezza dove le temperature sono... Magari c'era un po' di neve pure. Sì, sì, siamo arrivati a una temperatura di circa 0 gradi, visto che c'era la neve e anche del forte vento. In questo caso credo che l'orario non sia tanto importante. No, siamo partiti a fare il tempo. Non... Allora, certo, ci sono dei limiti orari. La gara si deve svolgere in toto in 7 ore e mezzo, quindi diciamo che il cancello orario principale è quello dei 33 chilometri che devono essere svolti entro le 5 ore, se no mi tolgono il tappeto da sotto i piedi e non mi fanno più oltrepassare. Quindi la sfida con noi stessi, con tutti quelli che abbiamo. Il cronometro conta, ecco. Sì che conta e stiamo continuamente a guardare l'orologio e quindi in quei 33 chilometri cioè si ci concentra tutti i mesi di allenamento, tutti gli sforzi che abbiamo fatto, tutto, proprio tutto. Quando arrivi ai 33 chilometri e riesci a passare quel cancello ti rendi conto che il sogno si sta realizzando, perché per chi corre è un sogno, certo. Ve lo assicuro. Maria diceva che la sveglia del marito alle 5 ha detto vabbè, tanto mi devo svegliare ugualmente, vuol dire che faccio qualcosa anch'io. Ed è iniziata così questa avventura. Sì. È iniziata così e sto continuando, già da 4 anni che corro, ho fatto 2 maratone e oltre queste altre gare. Dicevamo, la tua specialità è il trail, ovvero il fuoripista, possiamo chiamarlo così. Cos'ha di particolare? È la natura, immersi nella natura, non ha a che vedere con la strada, vedi posti fantastici che neanche te li sogni. E c'è stato anche un risultato cronometrico importante, credo, quindi anche credo che la tua parete lì a casa sia piena di medaglie e coppe. Piena di medaglie e coppe. Un lavoro in più per scomperare. Alcune le vado mettendo negli scatoli, così man mano rimettiamo sempre quelli nuovi. La gara che ricordi con più gioia, insomma. Con più gioia è stata quella che ho fatto ad ottobre, l'Eco Trail del Chianti, l'Eco Maratona del Chianti, 42 chilometri immersi proprio nella natura tra i vigneti e l'uliveti della Toscana. È stata fantastica e meravigliosa, l'ho fatta assieme agli altri 4 atleti della mia squadra. Ma sei più forte e più veloce di Peppe, di tuo marito? Lo hai superato? No. Ah, lo dici no perché non lo puoi così. E poi dicevamo, sicuramente voi dovete percorrere anche un processo alimentare, di allenamento, che deve essere particolare, no? Sì, certo, l'alimentazione è molto importante per la corsa, per l'attività che facciamo, quindi... ci controlliamo quello che mangiamo. C'è una tabella bene. Di marcia anche per gli allenamenti? Sì. Tutti i chilometri sì, al giorno? Sì, sì, in base al programma che c'è, ad esempio per una maratona c'è un programma da fare, per le gare corte c'è un altro programma da fare, quindi gli allenamenti sono vari e diversi. Dicevi la più bella questa maratona del Chianti, invece quella che ti ha dato più soddisfazione dal punto di vista cronometrico? O comunque anche di risultato finale, di podio, ecco. Di podio è stata la gara notturna di Miss Ilmeri, che sono arrivata prima assoluta, poi c'è stata pure una gara
a Ribera, Stecca Grande, ho avuto pure il primo posto come assoluto e poi ora l'ultima sul Monte Cammarata, sono arrivata seconda assoluta. Io volevo svelare anche il segreto di Peppe Russello, che è il marito di Maria, siamo molto amici, quindi me lo posso anche permettere. Cioè Peppe Russello pesava 130 kg e andavamo assieme al bar in macchina, cioè nel senso che dall'ufficio al bar c'erano 100 metri, prendevamo l'auto e andavamo a prendere il caffè. Una volta lui si è deciso, basta così, da 130 kg è arrivato a 70... Sì, ha perso 60 kg. Ma non solo ha perso 60 kg, è diventato un maratoneta con tempo eccezionale. Mannaggia. Grazie alla costa! C'è una silhouette in cui un impegno forte. Un impegno forte, sì. Ma vi toglie tempo alla famiglia, ai figli? No, perché noi alzandoci presto la mattina loro dormono, quindi siamo organizzati. Già alle 7 di mattina siamo già di ritorno, quindi possiamo affrontare la giornata carichi. Marzia, perché questa scelta di prepararvi la mattina? Perché è meglio, perché allora, si ha più risultato? Prima di tutto, o per una cosa logistica e tecnica? Allora, innanzitutto anche per una questione logistica e tecnica, perché chi lavora giustamente deve cercare di trovare degli orari che siano convergenti, quindi a poter correre. Quindi la mattina alle 6 diciamo che ci togliamo il pensiero. Ora nel periodo estivo, tra l'altro, pure comodo visto il caldo, e quindi ci siamo chiamati all'inizio quelli delle 6 proprio. Bravo. ASD Favara Runners, che vuol dire? Una quarantina di persone? Siamo veramente, per la verità, siamo una ventina, ah, ventina persone, di persone, di cui quelle, diciamo il nucleo 18 forte. Uomini e 2 donne. Ah, solo voi due? Sì, noi due. E le altre non vogliono io seguirvi? Non riesco a... cioè io come presidente cerco di coinvolgere più persone possibile per quanto riguarda la corsa, perché so i benefici che apporta. Sicuramente. Non solo dal punto di vista fisico e quindi della salute, ma anche mentale, che al giorno d'oggi con i problemi che ci sono, con lo stress che subiamo a causa del lavoro e di tutti la problematica sociale che ci circonda, aiuta a scaricare questo stress, ve lo assicuro. Spesso e volentieri io finisco di lavorare perché faccio lavoro un po', dico, usurante, perché fare il commercialista al giorno d'oggi con tutti gli adempimenti che ci sono è un poco pesante. E anche alle 7 di sera trovo la forza di mettermi le scarpette e correre, scendere a correre, e vi assicuro che ritorno a casa carica. E forse il segreto di convogliare più persone in questo sport è quello che parlavamo stamattina, insomma, dire invece di fare solo ASD Runner come corridori, anche i camminanti, cioè quelli sì, che sì, magari... Sì, ma coinvolgere la gente allo sport, cioè non per forza correre, ma anche camminare, anche una forma di socializzazione, stare in compagnia. Voi non potete sapere che è bello quando partecipiamo alle gare e le persone che conosciamo da tutti i paesi. Io ho fatto la 03.000, c'erano spagnoli, francesi, tedeschi, ed è bellissimo, ve l'assicuro. La gioia di magari vivere. Faremo target 03.000 pure. Perché no? È una gara fantastica. Cosa confermi? Confermo, perché sento anch'io uno sportivo, insomma, una gara ho fantastica. Praticato il running, devo dire che è vero, aumentano le endorfine, ti senti meglio, affronti con più serenità qualsiasi imprevisto, con il nostro lavoro. Sì. Più positivi, più propositivi, sì, è vero. Nei confronti spirito degli altri, il corpo, tutto, insomma. Gioia, sorriso, certo i problemi ci sono, cioè, però la corsa li può risolvere. Quelle 2 ore non fa sicuramente però aiuta, male. Aiuta l'umore molto. Sì. E Giuseppe Principato, naturalmente correre in mezzo alla spazzatura, ma non è che fa, infatti diamo il microfono a Giuseppe, fa tanto bene, no? Poi insomma tutti gli argomenti bene o male si trovano questo comune denominatore che vorremmo evitare in questo momento. Comunque, al di là di tutto, cioè, abbiamo affrontato seriamente questo problema, cioè, perché la rimozione... Dicevi che anche il decoro urbano è stato attenzionato molto. Sì, il decoro urbano vuol dire anche avere l'asfalto senza buche, certo. Avere qualche fiore che ti abbellisce un angolo di piazza. No, certo, per dire l'ultima, adesso il lungomare di San Leone non è percorribile dalle biciclette, il lungomare Falcone e Borsellino, dai mezzi a 2 ruote, quindi moto e biciclette, sì. Perché gli avvallamenti sono tali che sono piuttosto che ripararlo, perché purtroppo è complicato per mancanza di fondi a quanto pare, si è messo un segnale di divieto, quindi c'è molto da lavorare. Per non parlare della contestatissima pista ciclabile.
Ma è veramente ciclabile o no quella pista? Io ancora allora, il problema della pista ciclabile, che di per sé diciamo era una cosa che non c'era, adesso c'è, il problema è che non è solo pista ciclabile, ma anche pedonale, devono andare anche i runner, che se no devono correre per strada con i rischi del caso. Ciclabile. E quindi di fatto i pedoni che vanno a mare, insomma c'è un po' troppo traffico su questa pista ciclabile. Cioè non è uso esclusivo, ecco. Parliamo un po' positivo, non so chi dei due vuole rispondere a questa domanda, o Barbero Principato, e il turismo, come siamo messi per quest'estate? Dico, tutte e due. Allora, ripeto, io personalmente, insieme a mia moglie, per la verità, più lei che io, che ho un altro lavoro, conduciamo un B&B a San Leone che abbiamo aperto da circa un anno e mezzo. Ma e quindi abbiamo un polso della situazione, perché questa è la seconda estate e siamo diciamo in trend migliorativo. Andrea si occupa di boat tour, quindi noleggia i gommoni ma porta anche i turisti in giro nelle nostre bellezze costiere. I numeri sono buoni, quello che temiamo è che dobbiamo essere pronti a ricevere questi turisti che vedono queste bellezze nelle fotografie e trovano altro, bisogna stare molto attenti. Altri colleghi vostri, insomma, di vario genere, ma comunque sempre nel mondo del turismo, dell'accoglienza, dicevano che c'è un po' di scollamento tra il San Leone, quindi la zona balneare o la Valle dei Templi, e il centro città. Dico l'ultima cosa, poi passo da questo punto di vista, è un altro argomento che abbiamo messo nel documento, cioè noi non siamo qui per rappresentare il B&B San Leone o chi diciamo si occupa di barche, ma Agrigento va vissuta, esatto, Agrigento è un unicum che parte dal centro storico arabo, dalla collina alta, e arriva fino alle coste, in mezzo c'è la Valle dei Templi, è un unicum unico, scusate il gioco di parole, per cui quello che può offrire è veramente incredibile. Per avere archeologia e mare magari dobbiamo andare a Taormina, sì. Ecco, noi non siamo a quei livelli, però vorrei magari cercare di somigliare a qualcosa del genere, potrebbe essere è il futuro. L'opinione di Andrea Barbera. Sì, l'ideale sarebbe proprio riuscire a connettere il centro storico con la Valle dei Templi e anche la frazione balneare, perché lo scopo, cioè quello per la quale lottiamo da diversi anni, è quello di far restare il turista più giorni possibili, farlo pernottare più giorni possibili. Questo come avviene? Con l'offerta di servizi diversi e anche la possibilità di fare cose diverse sul territorio. Quindi può essere anche una pista ciclabile che parta da Agrigento e arrivi fino a San Leone, piuttosto dei percorsi di trekking o di trail, anche perché possono praticare sportivi, perché non dimentichiamoci che il turismo sportivo è un comparto molto importante, cioè molta gente viaggia per fare sport. E anche i runners viaggiano per fare sport, ma ci sono in Sicilia, noi siamo la patria degli sport outdoor, cioè tutti gli sport che si praticano all'aria aperta, e questa è una cosa che secondo me Agrigento dovrebbe considerare. Io sono un praticante di sport outdoor, volo in parapendio, faccio arrampicata sulle pareti di roccia, facciamo canyoning, ci sono dei posti qua che sono spettacolari, ma in pochi conoscono e non sono promossi soprattutto per la fruizione ai turisti. E molti turisti chiedono cosa fare, perché non è solo la Valle dei Templi, la vedi in mezza giornata, un'altra mezza giornata te ne vai alla Scala dei Turchi, in mezza giornata la passi in spiaggia e poi te ne vai. Cosa fai? Esatto. Quindi noi abbiamo le risorse, ce l'abbiamo, dobbiamo soltanto sfruttarle. All'estero non hanno le spiagge, le costruiscono portando i sacchi come ad esempio a Tenerife hanno costruito una spiaggia artificiale con i sacchi provenienti con la sabbia proveniente dal Sahara. Certo. Noi qua le spiagge le buttiamo, cioè abbiamo chilometri e chilometri di spiagge dorate, però dobbiamo farle fruire nella maniera corretta. Bene, bene. E ritornando a quello che diceva poco fa Marzia, nel cercare di coinvolgere più persone possibile, il segreto è quello, secondo me, di dire che fa bene al corpo? Sì. E alla mente? Sì, fa bene al corpo, alla mente. Cioè se, alla salute. Se tu dovessi fare proprio una campagna pubblicitaria, ecco, che cosa puoi dire a chi magari come me ha bisogno di ritornare nelle misure giuste? Allora, per la vita che conduciamo oggi, con tutti, come dicevo poco fa, con tutti i problemi, con tutto questo stress lavorativo e quant'altro,
significa staccare la spina da tutto questo, dedicare proprio un'ora e mezza a se stessi, non solo per la salute fisica, perché voglio dire, fisicamente si ci mantiene. Quello dico sempre io, che è un effetto collaterale essere, stare bene fisicamente, quindi fa bene alla salute, fa bene al corpo, ma fa bene soprattutto alla mente. Anita Castellana, ti ha convinto? sicuramente. Questo aiuta molto, però ci vuole qualcosa in più. Ci vuole convincersi mentalmente, principalmente, per fare qualsiasi cosa, c'è anche l'adozione, anche correre, lo studio, cioè devi essere tu prima conscio, certo, devi essere conscio che quello che stai facendo che ti fa bene, che ti fa bene. Io per esempio con l'adozione a distanza ho una bambina in Uganda. E questa bambina mi è arrivata in un momento particolare, perché io... Da quanti anni che la segui? Io la seguo da quasi tre anni. E mi è arrivata nel momento in cui io avevo appena finito la lotta contro il cancro. Quindi ho conosciuto questa realtà di Italia Solidale attraverso un altro donatore. E quindi, come hai detto poco fa, ho capito che in quel momento, cioè che era per me una rinascita, perché sono arrivata in condizioni veramente molto critiche, in cui ci sono stati momenti che pensavo di non farcela, cioè non avevo più la forza, ho detto stavolta è finita, però piano piano poi sono riuscita, cioè, è stata tutta una questione veramente di volontà, perché se manca la volontà lì non vai avanti, e tramite questo donatore che mi ha presentato questa nuova realtà, no, di questo del valore della persona, che la nostra vita è sempre spesso piena di ingranaggi che sono inutili, di dipendenze, di blocchi che ti possono venire dalla tua cultura, dalla tua educazione. Questa forma di non libertà, cioè il fatto di non essere se stessi, ecco, questo messaggio mi è passato in quel momento della mia vita. Quindi quando io ho preso questa bambina, ho adottato questa bambina, è come se io mi prendessi cura di me stessa, cioè quella bambina rappresentava la piccola Anita. Cioè, mi stai dicendo che ha fatto più bene a te che a lei? Io sì, sicuramente. Sicuramente, perché io prendendomi questa bambina, con questi contenuti comunque, certo, che ho trovato in questi libri, mi ha aiutato veramente a rinascere. E quanto è stato determinante l'essere cattolica e credente? È stato determinante tantissimo, comunque in ogni caso, cioè il fatto, il messaggio di salvare un bambino, ecco, che sta dall'altra parte, che nasce questa relazione che sembra una relazione virtuale, ma nel contempo è una relazione di affetto profondo. Perché è vero che non ci conosciamo personalmente, però abbiamo dei mezzi, no? Che può essere, non so, io sono amica su Facebook con i genitori, ecco, che c'è questo modo anche di conoscersi e di essere uniti attraverso questa bambina, però non vuol dire, cioè, che è soltanto una questione di fede, no, perché il valore della persona, cioè quello che è scritto in questi libri, il valore quindi della persona, il rispetto della dignità, la mancanza di libertà, di essere quelli che noi non vogliamo, di dire il sì quando vogliamo dire il no, di dire il no quando vogliamo dire il sì, cioè la mancanza di espressione, penso che sia una cosa che accomuna tutti, all'essere umano. Ci sono stati dei precedenti o ci saranno in futuro di conoscenze dirette e personali, cioè di bambino e di adottante che si sono incontrati? Quindi ce ne sono state tante. Io il mio desiderio che ho espresso appunto alla missionaria che si occupa, Anna Fanuele, che si occupa appunto del bacino di Agrigento, è appunto quello di andare pure io in missione con lei in questi posti in Uganda, proprio per vedere, ma non solo per conoscere la bambina, proprio per una mia esperienza personale. È inutile dire a Sabrina Turano se Marzia l'ha convinta a correre, l'aveva detto prima, insomma, che lo sport fa parte, insomma, anche del tuo essere. Mi ha convinta sicuramente a continuare, e effettivamente è una cosa, insomma, positiva. E quindi io vi invito a correre, a firmare la petizione contro la chiusura del CUPA, di collegarvi se potete su petizioni24.com e quindi aiutarci, visto che è una battaglia sociale, a concludere questo percorso che ci auguriamo
insomma possa continuare a regnare ancora a lungo nella nostra Agrigento. Francesco Cialaura, il pompiere deve essere pure in forma, no? Molto in forma, molto in forma, molto in forma. Sicuramente non ci sono più quelle strutture un pochettino e mi associo alla corsa di queste due all'interno della vostra struttura, comunque del vostro quotidiano, sì. C'è anche una parte ritagliata per la forma fisica. Noi ogni due anni passiamo le visite rigorose per continuare sempre il nostro lavoro ed essere efficienti. È normale che il lavoro è stressante, quindi bisogna essere sempre subito portati a primo intervento. Andrea, che gli dico a fare? Quello ha detto che fa paratendio, che fa rafting, che si butta dalle montagne, insomma, più di questo che deve fare, no? Sì, no, io ho praticato anche running come base di allenamento in passato, adesso è tanto che non corro più, però chiaramente la corsa... Sei un po' più estremo tu. Sì, io sono un po' più, poi mi annoio, ho bisogno di un po' di emozioni forti, però chiaramente la corsa è la base di tutti gli sport, certo, come preparazione atletica. Giuseppe Principato, essere un po' più tonici insomma non ci farebbe male, no? Che dici? Beh, direi sì, assolutamente. Io sono anche io sposo assolutamente tutto quello che è stato detto. Lo sport, che può essere quello che si pratica in palestra o quello che si pratica all'aria aperta, è dedicarsi del tempo. Questa è la non prima cosa. Non ci crederete, ma ai tempi del liceo e dell'università anch'io ero così, sono passati da... Perché ridi? No, è così veramente. No. Cioè, immagina che sicuramente campione regionale di velocità, saltellugo, ho fatto anche il decathlon, poi invece. Poi nel tempo magari qualche cosa non ha funzionato, quindi Giuseppe. Ritorniamo a Vittoria Gibilaro, questa brava, bravissima voce. Con la speranza naturalmente che il futuro sia sempre roseo. Prima abbiamo ascoltato Straordinario, adesso Vittoria, prendi il microfono e non l'altro per dirci innanzitutto quale sarà il tuo futuro. Continuerai nella scuola di canto, sì? Sì. Perfezionare le tue qualità. Mm-hmm. Hai conosciuto qualcuno importante? Ancora è presto, no? Ancora non è. E lì dobbiamo fare conoscere qualcuno importante, qualche master, qualche stage, insomma, che possa aiutare. E poi è normale, no? Cioè, uno deve avere una bella voce, però come nello studio normale deve studiare per cercare di migliorarsi. Cosa ci farai sentire adesso? Invece no. Di? Invece no, di Laura Pausini. Ecco, Laura Pausini, detto, era il tuo idolo. Bene, conquista ancora allora il centro del nostro studio, Invece no, nell'esecuzione di Vittoria Gibilaro. Non usiamo mai e faccio
qui, una per una qui, le senti tu, pesano e si posano per sempre su di noi. E se manchi tu, io non so ripeterle, io non riesco a dirle più. Invece no, qui piovono i ricordi ed io farei di più di ammettere che è tardi, come vorrei poter parlare ancora, ancora. Invece no, passa e dobbiamo chiudere, però voglio farvi ancora un regalo, 30 secondi, 30, vi stacco il microfono subito, perché mentre lei cantava mi ricordavo una cosa che magari uno quando fa un esame, no, magari si prepara un capitolo, si prepara un argomento e poi il professore non glielo chiede, dice, mannaggia, lo stia dammatola, no? Non l'avete studiato in vano, nel senso che 30 secondi magari per dire qualcosa che ancora non avete detto, però poi vi dovete anche riservare di farci un bel saluto, perché la prerogativa dei target non è quello di dire grazie, arrivederci, buon proseguimento, no, dovete farlo con un pensiero, con una frase, con una citazione, insomma con un buon proposito che sia sempre positivo e che ci faccia vedere il bicchiere mezzo pieno nel proseguo del nostro cammino. Allora, che cosa non ti ho chiesto e che volevi dire, Anita? Beh, io invito a chi effettivamente... Non è il saluto questo, poi il saluto me lo farai dopo. Sì, sì, invito diciamo ad adottare un bambino a distanza, come ha detto, a me ha dato tanto. Chi vuole può naturalmente collegarsi al sito www.italiasolidale.org oppure telefonare allo 06 68 77 999 e approfondire la nuova cultura che nasce appunto da questi studi da padre Benolli. Sabrina Turano, forse dobbiamo parlare un po' di polizia municipale, di lavoro precario, di lavoro a tempo determinato. Beh, i problemi sono tanti, però come si dice bisogna lottare per risolverli. Il precariato è un'altra nota dolente, 30 anni di precariato, 20 anni fanno storia. Ci sono sempre queste azioni propositive che però poi dopo questa rinascita passiscono ed è un continuo sali e scendi, speriamo questa volta insomma si possa concretizzare per questi lavoratori un punto fermo. E polizia locale, mi riaggancio un po' a quello che diceva poco fa il nostro amico Francesco, non solo i vigili del fuoco con cui collaboro per motivi di lavoro, sono altamente professionali, ma anche le forze di polizia, ricordiamolo, i carabinieri e la polizia locale, che meriterebbe un attimino più attenzione. Speriamo in una riforma che possa un po' portare e fermare queste disuguaglianze all'interno anche del... Francesco Gelauro. Sì, questi vigili del fuoco che vivono a... Oltre erano pombieri. No, ora sono vigili del fuoco, il corpo nazionale dei vigili del fuoco, però i pombieri di Vigiù. Nasce questo, tengo a dire una cosa, noi viviamo su una caserma che vive a Villa Seta, via Caduta di Mazzarbotto, che è un pochettino maltrattata, precaria, è precaria e maltrattata, quindi... il 22 maggio che sono scesi
il segretario nazionale Confesal dei Vigili del Fuoco, abbiamo constatato, abbiamo cercato di fare un tavolo tecnico con la provincia e con il suo eccellenza, il prefetto, di dare manutenzione a questa caserma. Sa perché? Perché noi portiamo soccorso, non vorrei che qualcuno dovrebbe portare soccorso a noi, quindi questo è grave. Grazie. Allora, Marzia Vinciguerra, runner che fanno? I runners che fanno nel tentativo di cercare di convincere la popolazione e comunque in generale le persone a correre, volevo informare o comunque ricordare che a Favara il 2 settembre si svolgerà il trofeo podistico Città di Favara. Quindi è un trofeo facente parte del Grand Prix delle tre province che sono Agrigento, Caltanissetta e Enna. Chi è che volesse partecipare basta munirsi del certificato medico e quindi io sono pronta ad accogliere chi è che vorrà unirsi a noi e quindi mantenere una città in festa, perché è anche importante attirare e portare a noi turismo anche grazie allo sport. Bene, Maria Puma invece, che non voleva venire in televisione, che mi ha dato, come si dice, coffa tantissime volte, ti eri preparata qualcosa per dirmi oggi stasera? No, non ho preparato niente, ma comunque pubblicizziamo la nostra gara che faremo a Favara. Invitiamo tutti gli atleti che vorranno venire a conoscere Favara e a partecipare a questa meravigliosa gara. Bene, e invece Andrea Barbera, oltre che a buttarsi dalla montagna, col parapendio però, senza sarebbe poi... Credo fermamente che Agrigento sia una città a vocazione turistica e sicuramente il nostro futuro è il turismo, quindi dobbiamo investire di più risorse in questo settore e con l'impegno di tutti i cittadini e dell'amministrazione possiamo raggiungere risultati straordinari. Giuseppe Principato, vi hanno ascoltato, sindaco e assessore? Beh, direi di sì, insomma siamo stati 3 ore. Gridato, no? C'è stato qualche momento di tensione, non era una folta, eravamo diciamo 6 persone, ognuna delle quali aveva ovviamente un temperamento diverso, e quindi però tutto è servito per fare una discussione più completa. Siamo stati ascoltati, insomma un amministratore, il sindaco e un assessore che immaginiamo tutti essere molto impegnati comunque a prescindere dal nostro incontro, ci ha dedicato 3 ore, quindi non è male. Lo riteniamo già questo un successo, ovviamente bisogna approfondire i temi di quello di cui si è parlato. Io, siccome ho pochissimo tempo, allora e i temi sono tantissimi e non li possiamo sviscerare, però allora approfitto per fare un appello, e l'appello lo faccio a tutte quelle persone che ancora non si sono messe in regola. Cioè, il comune di Agrigento ce la può fare a essere una città a vocazione turistica, una città pulita. Direi che questo potrebbe essere il tuo saluto e il tuo pensiero. Sì, io saluto tutti quelli che in questo momento non si sono ancora adeguati alla raccolta differenziata, né facendola e quindi non differenziando, il che è un grave danno, potrei spiegare, ma ci sono tanti numeri da dire, è meglio evitare, però è un danno economico enorme per il comune non se lo può permettere e noi non ce lo possiamo permettere, che questo danno economico viene riversato sui cittadini che pagano. Bene, grazie allora a Giuseppe Principato, operatore turistico ma anche cittadino attivo. Grazie della presenza a Vittoria Gibilaro, il tuo saluto, Vittoria, passa il microfono per favore Giuseppe. Il tuo saluto e anche il tuo sogno, insomma, Vittoria. Di studiare sempre e crederci nei propri sogni, perché se ci credi ci riuscirà a realizzare. Bravissimo. Brava. Grazie ad Andrea Barbera, anche lui operatore turistico e cittadino attivo. Il tuo saluto, Andrea. Il mio saluto è rivolto a tutta la cittadinanza. Prestiamo più attenzione nel territorio dove viviamo, è la nostra casa. Grazie alla maratoneta Maria Puma, che continuerà a vincere? Speriamo di sì, perché una pensa sempre di migliorare, non si ferma una così, cerco sempre di fare di più. Grazie a Marzia Vinciguerra, presidente della SD Favara Runners. Io dico solo una cosa, se vi ponete degli obiettivi con la costanza, la volontà, la passione, si possono raggiungere. Grazie a Francesco Celauro, segretario provinciale Confsal Vigile del Fuoco. Saluto Target soprattutto, che mi ha dato l'opportunità e la determinazione di essere presente e dire il mio pensiero nei Vigili del Fuoco. Spero che di ritornare e dare un contributo a questa... a questo programma che io seguo tantissimo. Grazie anche a Sabrina Turano della segreteria dirigente nazionale del PSI. Dunque, la cultura è il nutrimento per la mente,
Ad Maiora, salviamo il CUPA. Solidale. Grazie a Anita Castellano e a Italia Solidale. Italia Solidale, quindi porto saluto da parte di Italia Solidale. Il mio invito è quello di non sprecare il tempo, di pensare di fare nella nostra vita. Abbiamo tantissime possibilità, ma abbiamo anche la possibilità di fare qualcosa di grande, che è quello di salvare un bambino. E soprattutto noi di non perdere la natura che hanno i bambini, che è quella di relazionarsi in maniera vera e autentica, senza falsità. Bene, grazie della vostra presenza e partecipazione, soprattutto grazie al nostro gentile pubblico che anche questa volta ha avuto la bontà di seguirci. Buona serata a tutti.